Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Oggi vedremo una cosa molto interessante che secondo me è la base per cui molti di voi si sono avvicinati all'intelligenza artificiale, e cioè il poter inserire un soggetto, magari anche noi stessi, all'interno delle generazioni. Cosa abbastanza differente che usare l'image to image o ControlNet su delle nostre immagini per essere rielaborate. In questo caso sto parlando dei LoRa e vedremo come fare il training grazie al quale potremo fare immagini come questa che vi faccio vedere. Non so se mi assomigli tantissimo, io penso che abbastanza mi assomigli. Considerate che per fare questa generazione io ho fatto un training di LoRa con 18 immagini. Si hanno risultati abbastanza buoni già con poche immagini, e soprattutto sulla mia 2070 che ha 8 giga. Teoricamente si può arrivare, se non sbaglio, fino a 7 giga, 6 giga, riuscire a fare elaborazioni, però non vi so dire. Sicuramente con schede video più recenti, con più VRAM, riuscite a fare cose anche più belle. Andiamo quindi a vedere come fare il training, come preparare le immagini e come provare questa web UI parallela a Stable Diffusion per fare tutta l'elaborazione direttamente sul vostro computer. Siamo sulla pagina della GUI di Koya. Quello che dobbiamo fare è sempre il solito discorso della clonazione della repository. Quindi scendiamo giù dove c'è la parte di installazione di Windows. Ovviamente i requisiti sono quelli di Stable Diffusion, quindi se già state usando Stable Diffusion non dovreste avere problemi. Io ho avuto un altro problema che adesso vi farò vedere. Questo problema non l'ho trovato da nessuna parte, sono impazzito per risolverlo, ma poi ho capito che cos'era. Perché molte guide che trovate non si basano più su questo tipo di installazione, ma su quello fatto con la PowerShell, mentre noi lo faremo tramite il prompt dei comandi con il file bat, che è l'installazione attuale in realtà. Quindi copiamo questo comando, andiamo sul desktop, facciamo una nuova cartella, entriamo, come sempre qua fate cmd e vi apre prompt dei comandi dentro la cartella, quindi fate incolla e invio. Ok, vi avrà clonato tutto quello che ci serve dentro la cartella. Ora il problema è che nel momento in cui si va a fare l'installazione, ovvero tramite il setup.bat, qui qualcosa non va, non dovrebbe dare questo messaggio, e ti spiega che bisogna andare nelle impostazioni per gestire l'alias di esecuzione. Se voi continuate e andate avanti nell'installazione vi farà problemi, quindi a questo punto chiudiamo. Bisogna andare su questo percorso, ovvero dalle impostazioni di Windows. Io ho Windows 11, quindi è un leggermente diverso, ma comunque si arriva sempre allo stesso modo. Si va in app, impostazioni avanzate per le app, alias di esecuzione app, dovete scendere e vedete che ci sono due tipi di Python. Dovete disattivare python.exe e lasciare Python 3, perché sennò lui darà la priorità a python.exe, che è quello sbagliato, cioè quello che non serve a lui. A questo punto possiamo quindi fare il setup.bat. Ok, a questo punto lui chiede se vogliamo usare il Torch 2 o il Torch 1.12. Allora gli dite se vuoi disinstallare la vecchia versione, diciamo di sì, quindi 1 e invio, e a questo punto gli diciamo di installare la versione 2, perché nella cartella che ha scaricato dal repository c'era già questa versione vecchia, e lui però adesso sta facendo un'altra installazione sulla base di questi file che aveva già scaricato. Vi scaricherà un po' di cose, ovviamente farà le tipiche installazioni di queste cartelle. Ok, finito di fare tutta l'elaborazione, tutte le installazioni e tutto quello che c'era da scaricare, a questo punto vi farà delle domande. Su che ambiente volete fare questa elaborazione? Ditegli this machine. Vi chiede se è una multi GPU, una multi CPU, eccetera. Voi ditegli no. A questo punto, se andare solo sulla CPU, ditegli di no. Se volete ottimizzare i torch con Torch Dynamo, ditegli sempre di no. Se volete usare Deep Speed, ditegli ancora no. A questo punto vi chiede se volete usare tutte le GPU o se volete farne una in particolare. Beh, questo dipende dal vostro sistema, ma solitamente gli si dice all. Ditegli FP. P16. Ok, avete configurato il vostro Koya. A questo punto andiamo qua in basso e gli facciamo upgrade.bat, che serve per aggiornare la cartella. Lui controlla, fa il git pull solito, in più fa altri controlli per fare in modo che sia tutto aggiornato. Questo vi serve anche poi per aggiornarlo nel tempo. Ora, se voi tornate sulla pagina e andate qua sotto, vedete che c'è un'installazione opzionale ed è per chi ha la serie 3000 o 4000. In poche parole vi dice di scaricare questi file qui schiacciando su here, vi diszipparli e semplicemente metterli nella cartella principale di Koya, ovvero qui. Voi li diszippate e li buttate qua dentro. Successivamente dovete andare sempre cmd qua in alto, in modo tale che siete dentro la cartella, ed eseguite questi comandi, prima questo e poi questo. In questo modo, se avete soprattutto una 4000, qui dice che su una 4090 si hanno almeno il 50% di prestazioni in più, avrete una differenza. Se non avete queste schede video qui, evitatelo, anche perché non vi cambierebbe niente. Infatti
non è una cosa che faccio io, perché a me con la 2070 non mi cambia nulla. Ora iniziamo a prepararci per il training. Ho creato una cartella, ma questa qui possiamo tirarla fuori e la mettiamo qui, così abbiamo direttamente la cartella sul desktop. Io ho creato questa cartella qua, l'ho nominata Dan. Entro all'interno, ci sono tre cartelle, cioè image, log e model. Image è quella più importante, perché voi entrate qui, create una nuova cartella. E come dovete chiamarla? Allora, la cosa è composta in questo modo: dipende da quante immagini avete. Se avete più di 15 immagini dovete mettere 100 senza problemi. Se invece avete meno di 15 immagini dovete fare questo calcolo, cioè 1500 diviso il numero di immagini che avete, per esempio 11, metterete 136. Questi sono i numeri di step che lui farà per ogni immagine all'interno, perché superati i 15 va sempre bene 100, sotto i 15 dovrete fare questo calcolo. Ma considerate una cosa, già 15 immagini sono pochissime, generalmente si fanno molte immagini. Io in questo caso ne ho messe dentro 18, se non ricordo male, sì, 18, e quindi l'ho chiamata 100. Se avete più cartelle con più soggetti che dovete fare il training, allora fate in questo modo: gli mettete l'underscore e la nominate come volete, oppure lo chiamate, insomma, i soggetti che volete, in poche parole. Ma se è solo una, quella per fare il training, allora non fatevi problemi, cioè chiamatela semplicemente col numero degli step. All'interno metterete tutte le vostre immagini. Io in questo caso ne ho messe un po' di varie, ma in realtà bisognerebbe farle molto miste, cioè una presa da lontano, una di lato, una... più si vede voi in varie angolature meglio è, altrimenti ve le farà molto semplici e molto normali. Però fate conto che già con 18 immagini così io ho avuto buoni risultati, diciamo. Più ne mettete e più sono miste, e più riuscite ad avere un soggetto migliore. Per farle tutte uguali così, una volta che le avete raggruppate, semplicemente andate su questo sito, si chiama Birmi. Per esempio, apro un'immagine a caso, voi qua potreste aprirle tutte quelle che avete trovato, e in questo caso qui lui vede che non è la risoluzione che gli ho messo io, 512x512, quindi la spostate e dopodiché fate save files. E questo per tutte le foto che dovete sistemare. Ovviamente se fate il training a 768, qui metterete 768 in modo da avere le immagini giuste. Una volta che avete le vostre immagini sistemate nella vostra cartella, io le ho nominate in ordine secondo, ma non credo questo gli faccia differenza, dobbiamo creare il caption. Quindi andiamo su Koya, lo apriamo dal file GUI user bat e lui automaticamente apre l'interfaccia. Andiamo in utilities, su blip captioning, qui gli diciamo la cartella dove sono le foto, e in questo caso desktop, then immagini, seleziona cartella, l'estensione .txt va bene, prefix, cioè mettete il vostro nome, il nome del soggetto, in questo caso io metto then, e lascio tutto com'è. Nel momento in cui fate caption images, lui inizierà a scaricarvi il modello di blip, quindi considerate che sono circa 2 giga qualcosa da scaricare. Una volta finito, andando nella sua cartella, tornando sempre in image 100, avremo tutti i caption relativi alle varie immagini che avete elaborato, e se voi aprite ogni file vedrete cosa spiega lui rispetto a quello che ha visto. Avrà messo il nome del soggetto e poi spiega cosa vede nell'immagine, quindi capite che se ogni immagine è diversa ed è fatta in modo diverso, lui avrà un prompt diverso per ogni immagine, e questo potrà essere utile per lui per quando farete il training. Quindi torniamo sulla web UI e a questo punto possiamo fare il training. Andiamo in drill boot l'ora. Allora, in questa pagina possiamo dirgli che modello utilizzare. Cliccando qui andiamo nella cartella di Table Diffusion, in Models, Stable Diffusion, e qua scegliamo su che modello fare il training. Potete farlo su quello di Stable Diffusion base o sceglierne un altro in base a che risultati volete avere e se volete associare la lavorazione a un modello in particolare. Io in questo caso gli dico Stable Diffusion 1.5 e lui automaticamente mi metterà custom. Se voi non avete modelli e gli selezionate uno di questi qua già impostati, vi scaricherà automaticamente il modello alla prima esecuzione. Come train model as mettete SafeTensor, che adesso si usa sempre quello. Se qui selezionate un modello che è basato sulla 2.0, la 2.1 o è proprio Stable Diffusion 2.0 2.1, dovete abilitare questo check se è la V2. Se è la 2.1 dovete abilitare anche questo, in questo caso è la 1.5, lasciamolo così. In folder dobbiamo linkargli le varie cartelle che abbiamo creato, quindi andiamo sul desktop, then image, e fate seleziona non quella interna, la cartella image. Quindi per questo che se avete fatto più soggetti, in questo caso vi fate il training di tutti. Poi output folder, salite di 1 e andate in model e fate seleziona cartella, e in login folder salite di 1, fate log e fate seleziona cartella, e in
Training Parameters, lasciate essenzialmente tutto com'è, a meno che non volete impratichirvi in modo avanzato su queste cose, di base così va già bene. Solo se avete una scheda video con tanta VRAM e state veramente elaborando tantissime immagini, potete aumentare il Training Batch Size, cioè quante immagini fa alla volta insieme, però considerate che divide gli step in questo modo. Qua sotto invece, se voi fate 768x768, riuscite ad avere un training un pochettino più alto. Non è che potete fare 2000x2000 qui, perché ovviamente inizia a chiedere sempre più RAM e sempre più risorse. Questa opzione qua serve se non avete ridimensionato tutte le immagini giuste, ma ce le avete tutte diverse, però secondo me conviene più sistemarle nel modo corretto. Invece scendendo, prendo questo menu Advanced Configuration, avete altre impostazioni, anche qui lasciate tutto com'è. Solamente se avete una scheda video con poca VRAM, abilitate Gradient Checkpoint e Memory Efficient Attention. In questo modo vi riuscirà a elaborare anche con poca VRAM. Per il resto lasciatelo così com'è. Ora dovremmo aver tutto, proviamo a fargli fare il training. Ok, a questo punto parte. A me sta segnando per 18 immagini un tempo di circa, adesso scrive 35, ma non ci metterà così tanto. Io ho provato a farlo, vi posso dire che ci ha messo, se non ricordo male, 10 minuti per fare 18 immagini. Io ovviamente l'ho già fatto, adesso non lo lascio finire. Comunque, dopo che vi è elaborato tutto, vi troverete nella cartella il vostro modello. Esattamente in model avrete il vostro modello.safeTensor. Ho già spostato nella mia cartella di Stable Diffusion. Esattamente in models, l'ora, ho il mio den.safeTensor. Quindi a questo punto possiamo aprire Stable Diffusion. Ok, caricato. Aggiorniamo la pagina e quindi mi caricherà Stable Diffusion perché sono lo stesso indirizzo. E a questo punto possiamo fare in questo modo. Ok, ho caricato un prompt generale, un negative prompt, tutte le varie impostazioni. Clicco su questa icona, vado su l'ora e ho il mio l'ora, quindi faccio clic e mi avrà aggiunto questo. Io lo sposto, lo metto qua, adesso vediamo che risultati darà e proviamo a generare. Ok, più o meno ci siamo. E questo è stato proprio un clic e via. Per 18 immagini secondo me il risultato è molto molto interessante ed è veramente figo potersi inserire dentro delle immagini. Vediamo a rigenerare cosa fa. E io non sto usando Stable Diffusion 1.5 come vedete, ma sto usando RPG V4. Ovviamente più immagini mettete e più riesce a inserirvi in contesti diversi e con immagini diverse, diciamo. Però secondo me il risultato già così è veramente bello ed è alla fine una delle cose per cui ci si avvicina all'intelligenza artificiale, cioè inserirsi dentro alle immagini. Ci sono decine di settaggi che si possono approfondire se si vuole impratichirsi con il training, soprattutto dei LoRa o anche di modelli se uno vuole andare un po' più in là. Però come avete visto, anche con poche impostazioni di base il risultato secondo me è già più che ottimo. Poi ho visto che molto varia dal modello che utilizzate per fare il training. Io, usando la 1.5 come modello base, ho visto che ho ottimi risultati con RPG V4, ma non ho risultati bellissimi con altri modelli, quindi dovete un po' fare dei tentativi. Una cosa che vi consiglio però ovviamente è che più immagini gli date in pasto e più dettagli ha per poter poi generare in modo migliore. A questo punto riempitevi di foto da ogni angolazione, anche a distanza, in modo da avere più dettagli possibili, e dategli in pasto a Koya per fare l'elaborazione dell'ora e fatemi sapere se riuscite ad avere buoni risultati o meno. Quindi ci vediamo alla prossima guida. Ciao!